Haaland di portare avanti il pallone. Weber consegnato ancora per Mannion che finta il tiro, poi si appoggia a Spencer che innesca ancora Haaland. Cameriere da parte di da un ottimo Brown che innesca immediatamente Haaland che va a chiamare lo schema. Haaland va in sottomano, prova a partire Haaland di mano sinistra, hesitation, poi si ferma, svita ottimamente sul piede perno. Grandissima giocata da parte di Reggio Emilia, però i fatti dicono questo e anche il parziale dice questo, con Haaland che manco a dirlo va ancora a canestro per il più 31. Haaland prova ad attaccare Faé, tira un allontanamento da 3. In grado di diventare protagonisti, anche se di questi 3 sono fuori per infortunio. Subito prova a coinvolgere Gentile, Scafati e il numero 5. Mette un po' di confusione in questo fine primo periodo. Gentile prova a mettere ordine con la penetrazione appoggiata al tabellone. Arriva il canestro di Gentile, poi bisognerà rimettere a posto il cronometro del tempo che non si era fermato. Robinson che di anni ne ha 34, mentre Gentile va a schiacciare in contropiede il furto su Greg Julis. Rimbalzo di Hackett che prova a correre prima della ricostituzione difensiva di Pesaro. È quello che accade e c'è il canestro con il fallo subito da parte. È stato proprio Visconti in ripiegamento difensivo a cercare di prendere fallo in attacco. Lo ha commesso invece il fallo Senghedia con la sua potenza e buttando. 46 a 37, riporta a singola cifra lo svantaggio Pesaro. Iniziativa di Hackett, coordina una mano per Senghedia, va a attaccare in maniera aggressiva al canestro. Il 16 un attimo fa, lob per Bellinelli che schiaccia per Senghedia, piedi per terra, la tripla di Tornik e Senghedia. Vestitori molto bravo in queste letture, gran circolazione sul perimetro per armare la mano di Jordan Parks, errore, buona chance a rimbalzo però per Tessitori, canestro con fallo per Tex De Nicolao, in angolo il pallone per la conclusione di Tucker, sbagliata lotta, rimbalzo Tessitori, riesce nella correzione vincente a canestro uno degli ex, è accoppiato con Aralampopoulos, accetta il cambio McKinney, mismatch qui esplorato dalla Reyer, bel passo d'incrocio di Welcher che lascia lì il pallone in qualche modo. Tessitori, blocco in transizione di Welcher, poi riceve spalle a canestro contro Jefferson, tripla per Tessitori a segno e ora scappa via l'umana Reyer. Senghedia di nuovo di fronte a lui, Totè che chiaramente è costretto a uscire moltissimo dall'area, ancora Senghedia frontale sbagliato, rimbalzo offensivo di Polonara, punto numero 52 per Pesaro. Bellinelli riceve, non guarda neanche Polonara, la schiacciata alle 16:30, chiaramente diretta su DAZN come tutte le partite della prossima giornata. La Virtus sarà di scena, è una bella partita sicuramente a Reggio Emilia. Siamo adesso da giocare, 76 Virtus 62 Pesaro, la tripla di Polonar. Si gioca a finire nella maniera più salutare possibile. Polonara, sospensione morbidissima.